E tu ce l'hai un nemico, un avversario con il quale sei obbligato a camminare ogni giorno? Sì, qualcuno che ti vuole fare del male, qualcuno che ti insulta, qualcuno che ti vuole fare un'ingiustizia, ti sta facendo un'ingiustizia. Forse tuo marito, forse tua moglie, forse quella sorella, quel fratello, quel collega. Tu ce l'hai un nemico, un avversario. Ebbene, quell'avversario, quel nemico è una grazia immensa. Per te. Sì, proprio quello che ti sta distruggendo la vita, quello che vorresti cancellare dalla tua vita, è una grazia immensa per te. Perché? Perché se hai occhi capaci di discernere ciò che sta accadendo nella tua vita e ciò che sta accadendo nel tuo cuore, comprenderai che quella persona che è accanto a te e ti sta facendo del male o vuole farti del male, e ti sta giudicando, che non ti accetta, eccetera, proprio quella persona è una parola di Dio per te. E questa parola di Dio è convertiti. Coraggio, perché la vita è molto seria. E se tu oggi non hai amore dentro, cioè se tu oggi non hai la vita di nostro Signore Gesù Cristo che ha camminato accanto a noi, come ha camminato accanto a Giuda, e ha portato sulle sue spalle il male di tutti noi, il male di Giuda, ha accettato e ha accolto, non ha resistito contro il tradimento di Giuda come il tuo e il mio tradimento, amandoci sino alla fine, offrendo la sua vita per noi, per perdonare i nostri peccati che lo hanno inchiodato alla croce. Se tu non hai lo spirito di nostro Signore Gesù Cristo, allora stai già dentro una prigione, stai dentro un inferno dal quale non potrai uscire, perché chi odia e chi ha rancore, anche se è nel giusto, anche se sta subendo un'ingiustizia, chi nel cuore non ha perdono e misericordia vive prigioniero dei suoi peccati ed è obbligato a pagare ogni spicciolo fino all'ultimo, cioè vede tutta la vita come un'ingiustizia e deve sempre mormorare, deve sempre giudicare, non sta mai tranquillo, non è mai sereno, vive imprigionato, schiavo dei propri peccati. Allora, chi oggi è accanto a te e ti sta facendo del male, ti sta facendo un servizio immenso. È un ambasciatore di Dio che ti dice: convertiti, apri il tuo cuore al nostro Signore Gesù Cristo, al suo Spirito e accogli il suo amore, l'amore che ti perdona perché tu possa perdonare, l'amore di Gesù Cristo che prende su di sé i tuoi peccati, le tue malvagità, il tuo essere suo nemico e suo avversario, perché ogni peccato ci costituisce nemico di Dio e avversario di nostro Signore Gesù Cristo, per trasformare il nostro cuore. Lui prende il nostro male e ci dà in cambio il suo amore. Se tu ti converti e accogli questo amore, questo perdono capace di rigenerarti e di darti lo Spirito Santo, lo Spirito del nostro Signore Gesù Cristo, tu sarai liberato da questa prigione, sarai liberato dalla morte e potrai vivere qui sulla terra con discernimento, riconoscendo in ogni evento che si oppone ai tuoi schemi, alle tue idee, ai tuoi progetti, saprai riconoscere in ogni persona che ti fa del male, in ogni avversario, l'occasione per amare, per donarti, per entrare nel cielo, per vivere la vita di Cristo, per anticipare qui sulla terra non l'inferno, non la prigione eterna, ma la libertà dei figli di Dio che amano sino alla fine. Amano con l'amore con il quale sono amati e questa è l'unica vita autenticamente realizzata, quella che il Signore vuole donarti, anche attraverso le persone moleste, le persone che ti fanno del male.